ci sono anche gli agenti della polizia municipale per monitorare il traffico e il rispetto comunque delle regole della strada nella zona di via Liguria, dove da qualche settimana sono state tracciate le nuove piste ciclabili in un 7 gennaio 2020, nel quale anche la città di Cagliari, i cagliaritani si risvegliano e ritornano alle loro normali attività lavorative. In questo caso tanti gli studenti che ritornano al liceo Pacinotti, e c'è da monitorare appunto la situazione del traffico nelle piste ciclabili, tanto contestate anche da alcuni ex esponenti di centrodestra, e sono presenti anche le associazioni dei ciclisti che in questo caso esprimono il pieno favore per quanto concerne la realizzazione dei nuovi corridoi dedicati agli amanti delle due ruote senza motore. Il traffico non è assolutamente scorrevole, anche perché la realizzazione delle piste ciclabili ha comportato un restringimento comunque delle corsie in tutta la via Liguria, sia dal lato scuola sia dal lato opposto, dove abbondano i negozi a partire dalla farmacia sino a altre attività commerciali. E vediamo anche qual è la situazione del traffico per chi sta arrivando dalla zona di Ismirionis. Come vediamo, molte le automobili, tutti in fila indiana, aspettando di poter raggiungere il semaforo che poi porterà nella zona della via Baccaredda, con la polizia municipale che tra l'altro controlla e pronta anche a elevare sanzioni in caso di parcheggi in una doppia fila, che almeno allo stato attuale è decisamente difficoltosa, mentre la pista ciclabile appunto realizzata al bordo e attaccata al marciapiede continua a creare polemiche e punti di vista diversi.